Ciao a tutti, siamo a Polverina in provincia di Macerata, 2-3 luglio, per disputare il campionato italiano, il 26esimo campionato italiano di lancio di Ruzzola Squadre. Buon divertimento a tutti! Con la squadra vincitrice della categoria A, la squadra si chiama? Murano 2000 FB. Da dove viene? Da Murano Madonnuccia. In provincia di? Perugia. La squadra umbra che nelle Marche diventa campione italiano, qual è la più grande soddisfazione di questa squadra? Vincere il campionato italiano in questa provincia. Era desiderata, quindi voluta, facevate le prove per prepararvi a questo grande evento? Ma sicuramente, abbiamo fatto un anno strepitoso
e abbiamo coronato un sogno con la vittoria del campionato italiano. Negli ultimi 4 anni abbiamo fatto 3 finali, ne abbiamo 22, penso che è una bella soddisfazione, come per me, penso che come con questi grandi compagni di avventura. Ce li presenti i tuoi compagni di avventura? Fabri Livio, Cossa Marco, Gaudenzi Luigi, Mariotti Alessio, Boccalini Marcello, Brunelli Alfredo, Gaudenzi Angelo, Mastrini Francesco. Complimenti a tutti. Grazie. Categoria C che ha vinto il campionato italiano. Preciso. Qual è l'emozione? L'emozione è stata tantissima, mia perché è la prima volta che lo vinco, il campionato italiano di Ruzla, e anche di questa squadra che ho creato. Questa squadra vedo che è composta da moltissimi giovani, qual è la ricchezza? La ricchezza è di avere dei giovani come questo, questo, questo qui, che stanno crescendo e sicuramente aumenteranno anche di categoria. Ora sono partiti dal basso, poi arriveranno in alto, spero. Noi no, perché siamo un pochino più anziani, si va a diminuire. Li porteremo in Serie A, dice il nostro collega lì, ma comunque. Chi insegna loro? Loro sono partiti da piccolini, questo ragazzo qui ha principiato che aveva 6 anni e ha giocato per 7-8 anni solo la Ruzzolina, poi è ripartito ora, ancora non ha 18 anni, poi questo è suo fratello uguale, questo ragazzo qui è partito a 10 anni, sono tutti ragazzi che promettono bene. Noi ormai, io ho principiato che avevo 30 anni, non che ne avevo 6, però piano piano, stando dietro con tutti i gruppi che ci sa e che si è creato, siamo andati a crescere in tutti i giochi, perché noi si gioca parecchio anche il formaggio. Ci presenti la squadra? Preciso. Marco Ceccarelli, Bigi Wolmer, Bigi Thomas, Mario Palazzeschi, Rossi Silvano, Bigi Alessandro, che è il padre di questi due ragazzi. Complimenti a tutti, bravissimi. Grazie mille.
Sono con il campione della società Ruzzola Brasgomma, che oggi ha vinto il campionato italiano di Serie B. Di Serie B? Sì. Questa squadra è nata quanti anni fa? Parecchi anni fa. Adesso sinceramente non mi ricordo, ma parecchi anni fa. Si sono aggiunti nuovi membri nel corso della storia o siete sempre gli stessi? No, nuovi giocatori, nuovi membri, nuovo staff, tutto quanto completo. Questo che cosa porta, il fatto che arrivino nuovi membri? È una grande vittoria. Porta una grande vittoria. Com'è stato il campionato italiano di oggi? È stato all'inizio un po' duro, poi siamo arrivati bene, non ci siamo buttati. I ragazzi, i giovani, tutti, il presidente, abbiamo reagito bene. Il merito è di tutta la squadra. Ci presenti tutti i membri della tua squadra? Lui è Andrea Procaccini, è un boss della Brasgomma, è il figlio della Brasgomma. Lo sponsor? Lo sponsor. Pocognoli Dennis, il boss, lui è il boss della Brasgomma, Tommaso. Ruggeri Gilberto, sta zitto, Eleonori Silvano, lui è Procognoli Renato, lui è il vice capitano Cardinali Mauro, lui purtroppo è un vecchietto. Ma di tutti voi chi è quello che insegna agli altri? Il più bravo e più bello sono io, qui non c'è dubbio, qui non c'è dubbio. I complimenti vanno a tutta la squadra. E in particolare alla Brasgomma. Complimenti a tutti, bravi. Grazie ragazzi. Campioni.